ci riguarda tutti da vicino e ognuno di noi può fare la sua parte, giovani o meno giovani che siate. Quindi certamente vi aspettiamo lunedì sera il 27 giugno e intanto adesso do la parola ad Alfredo Sgarbi per l'intervento conclusivo e vi invitiamo tutti dopo ad accomodarvi nella sala accanto per il rinfresco che abbiamo preparato. Grazie. Abbiamo voluto proprio solamente 10 minuti perché con le pizzette e gli occhini non c'è altro. Mi abbandonereste per... Ma io voglio attirare la vostra attenzione su un paio di cose solamente, non tantissime. Intanto sul ruolo, il nostro ruolo, cioè quello che noi proviamo di fare, anche attraverso queste iniziative che stiamo facendo, che sono iniziative di informazione, proviamo di farlo con gli addetti ai lavori, che vi dicano le cose come stanno e non li sentito dire, come dicevo di medici prima, che c'è un'informazione che non sempre con la sanità è puntuale e piuttosto precisa. Noi sappiamo benissimo che il malato, la sanità, molte volte è un fatto irrazionale. Cioè chi è ammalato non è che si preoccupa molto di un sistema di organizzazione,